Otranto prova e corre dove a cercare Panico, il destro di Fiore! Che gol di Alfa Fiore! Aspetta la palla per l'attaccamo di sinistro! Che gol! Fora, bellissimo! Che gol di Fiore! La finta! Sorrentino! Il destro di Marrone! Garpino sulla volta, c'è Garpino, tutto solo Garpino, supera il portiere Garpino, quanti numeri Garpino! Vale, sinistro, di nulla di via! Prodomo! Cosa ha preso? Andate. 0-0 il punteggio in questa gara che vede contrapporsi le compagini di Uccidiamoli e Selezione, il punteggio ancora sullo 0-0. Vediamo la novità da questa settimana. Per felice! Nuovi confini. Vediamo la parte a Marota, il destro, pallone alto, la traversa. Diciamo la novità di questo periodo del torneo, il campo più largo, aumentata di 4 metri e mezzo la larghezza del campo, facilitato quindi il gioco, la manovra. Vai un più dietro adesso, che è uscito per felice! Borton, che ne pensi di questo campo più largo? Ne trovi giovamento? Sì, perché io sono abituato a correre, quindi trovo molto più giovamento. Soprattutto anche le aree di rigore sono state aumentate. Le porte sono poco... Perché le porte sono ancora quelle vecchie, in settimana avverrà anche il cambio porta. Mamma mia, questo sarà un calcio a 6 a tutti gli effetti. Andiamo Sorbo, prova a metterle in mezzo, domestico, dai via. Un saluto aspettoso a fucile. Borton, sta scuola, dici, tutto a posto? Vabbè, tira avanti. Lo sai in quinto? No, prima no, c'è. Prima c'è. Non sono cazzo io. Ti dico che l'anno più tosto è proprio questo qua. Superato questo, paradossalmente l'ultimo anno è ancora più leggero di questo. Nonostante ci sia l'esame, non si fa un cazzo. Devi solo studiare per l'esame. Bravo! Bravo Davide! I professori si accoppiano, se ne fottono, eccetera. Così. Siamo Chiarelli, con il sinistro in verticale, domestico, regala un calcio d'angolo, anzi no, è ottima. Bravo la Merlu. Ottima la presa di Merlu. Emiliano, fatti vedere, stai in attacco. Andiamo alla palla in verticale a cercare Emiliano Nappi. Bravo Nappi, che prova a staccare. Gioco di centimetri. Non salire troppo, Ricca. Ricordiamo che fra poco avverrà anche il cambio della rete divisoria. Davvero un restyling totale. Seguiamo l'ultima azione. Guarda sta rita! Prima di interrompere il collegamento. Nappi, palla messa in mezzo. Tra Sorbo, fra le linee, prova ad andare ancora Sorbo. Si porta in fascia sinistra Sorbo, pallone che finisce in fallo laterale sullo 0-0 fra Selezione e Uccidiamoli, interrompiamo qui il nostro collegamento. Bravo Ricca. Eccoci qua con Bortone e Chiarelli, uno più felice dell'altro in questa... Ho perso. Nonostante però Bortone abbia perso, però la gioia del gol lo ripaga. Arriva il pagliaccio! Mettiamo anche Nappi. Chiarelli, questa vittoria 2-1 non hai fatto né un gol, né un assist, hai giocato una merda, però sei migliore in campo. Sì. Come spieghi questo fenomeno? Ho giocato da merda, sì, lo ammetto, perché da tante partite che non perché gioco. Perché c'ero io in attacco. Ho giocato due settimane fa e ho giocato male, lo ammetto, non lo so perché abbiamo... Siamo Medinette. Migliore in campo, come al solito, il capitano. Senti, dopo questa importante vittoria, dove pensate di poter arrivare in questo tournament? Allora, adesso dobbiamo fare un culo quadrato con i destramosti a prendere meno gol possibile e poi abbiamo tutti, diciamo, scontri diretti. Da un po' che la Emiliano, tu che ne pensi questo? Siamo un battuto, ovviamente, non è la presenza. Poi io vorrei dedicare il mio gol. Alle tue due stelle? No. Le donne sono cambiate. Sono cambiate, a l'unica stella del tuo gol. Bilamoretti. Sempre. Ciao ragazzi.